Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non sono da solo perché c'è un ospite. Ma ciao ragazzi, ma come state? Visto che non sono sparito, sono sempre qua per l'appuntamento, qual era, mensile, di questa mega duettata, duello uno contro uno con Autoselect. Il grande Enfire, il Danilozzo, come stai? Bene, caro, io tutto a posto. Tu invece cosa mi racconti di bello? Tutto a posto, ma l'hai pullata tu allo Stars, ora che vado a Sì, le ho ricordare. pullate. Sì, le ho pullate. Solo una però, ho trovato solo Boo. Ok, io invece sono TN e poi ho avuto fortuna nel ticket dell'Adventure, quindi ho speso un Quora testo pochino. sculato. Quanto hai speso, scusa? Boh, tipo 8.000 in tutto, che per un allo Star è sacrilegio secondo me, però Vedo vabbè. la sindrome del creator ormai ti ha preso. Quando inizi a pullare su tutti i banner, è il momento giusto di dire: dovrei fermarmi. Bravo, infatti mi sono messo il limite a 20.000 crono, non ci scendo più perché sennò faccio l'inner su quel pelato di Tenzing e non mi pare il caso, Anche poi sinceramente. adesso è rotto Tenzing, o sbaglio? Rotto nel Sì, senso. è rotto che non funziona, gli devono mettere l'anti-aliasing crash. Non so quando dicono prossimo update, forse quello grosso di metà agosto. Avremo modo di parlare di quello, absolutely. Vero, vero, vero. Allora, oggi la struttura sarà molto simile al torneo fatto circa un mese, barra 2 mesi fa. Sì, sono passati sì, quasi un paio di mesi. Andremo a giocare con l'AutoSelect Team for Fun, ovviamente, perché ci divertiremo in questo video e parleremo un po' di magari la situazione attuale di Legend, anche del futuro di Legend, di questo big update in teoria che dovrebbe rivoluzionare le sorti del gioco e un po' magari del meta in generale, eccetera. Allora, direi Absolutely. di scegliere un tag molto molto funny. Aspetta, fammi vedere un po' i tag. Facciamo che te lo scelgo io? Va bene, ognuno sceglie quello dell'altro, ci sta. Vai, vai, vai. Ce l'ho, ce l'ho. Un Vai. tag family friendly. I kids, vai. Giusto perché non vogliamo creare altri meme sui gruppi di Telegram, giusto? Vabbè, vabbè, d'accordo. Allora, io auto select i kids, devo trovare uno slot da buttare. C'è qua della Diva Family, mi sa che te lo posso regalare. Il loro Ok. purple ormai è estinto, direi. Ciao. Rip. Allora, vediamo. Tu puoi vedere il mio schermo, maledetto. Allora, auto select. Beh, sarà più divertente così. Allora, auto select del tag kids. Diamo l'ok e si vola. Attenzione. Dai, non è malissimo. Goku 3! Abbiamo Goku Kid, abbiamo il nostro caro Goten, un bel support. Personaggi che hanno fatto la storia del gioco. Abbiamo addirittura lo Zenkai Buff di piccolo Legends Road. Cioè, di cosa stiamo parlando? A casa mia poteva andare peggio. A casa dove andare peggio? Allora, a questo punto io direi che come tag ti butterei un bel Era Clan. Ah, Vediamo. onesto. Onesto, dai, ci siamo Onesto, eh. fiduciati. Vediamo, vediamo cosa mi esce. Io non lo vedo, maledizione. Non È avrò. carino, eh. Devo dire carino. Carino? Sì, carino, carino. Ci siamo, ci siamo. Allora, adesso ti invito. Ci siamo Ecco. subito. Eccoci qua. Siamo pronti. Allora, prontissimi per questo 1v1 completamente casuale. Direi anche bilanciato. Bilanciato. Vediamo che cosa ti è capitato. Che tu c'hai lo spoiler sul tuo schermo. Io non vedo niente. Adesso lo vedi. Oh, sì, ma vabbè, tu hai il red, maledetto. Vabbè, però io c'ho il blu. Guarda che c'è il blu, eh. È bilanciato secondo me. Non è così brutta come cosa. Il problema credo che sia Goku. Quello è difficile. Ci È proviamo. vero. Pure anti-hybrid, attenzione. Attenzione. Esatto. Il problema è che c'è l'anti-hybrid. Quindi il nostro Goten verrà spazzato via. E Ma quindi che cosa ne pensi di questo quarto anni? Che io ho già fatto il video sulla recensione. Sicuramente non l'ha visto nessuno perché è pullato sul canale Fair Gaming. Però cosa ne pensi te? Voglio la tua personale review di questo quarto anniversario. bro, io sono andato un po' a controtendenza perché a me il quarto anniversario, allora, non ha rispettato le aspettative, però non mi ha neanche deluso così tanto, cioè deluso così tanto, mi ha un po' deluso, però per esempio lo ritengo migliore del terzo anniversario, ti dirò. Su Perché quel alla fine, punto. perché il terzo anniversario me lo ricordo proprio scarico, poi personaggi bruttissimi, perché mi ricordo che la prima parte è stata composta da personaggi bait, che Sì, non venivano assolutamente sì. giocati, gli Zenkai dominavano e di conseguenza erano tutti abbastanza scarsi, poi Gogeta si è ripreso, ma quello grazie al platino, però prima era veramente È orrenda come uscito un po' situazione. male.
Cercavo di difenderlo, ti ricordi che facevo showcase da un'ora, dicevo Gogeta 4, non sapete usarlo. Me lo ricordo. Cercavo di inventare di tutto per cercare alla fine quella, di difendere alla fine quella che era la mia unità preferita, no? Solo che purtroppo, niente, siamo rimasti un po' scottati dalla sua pochezza di utilità. Poi col platino si è ripreso. E per gli eventi che ne pensi? Oh, porca vacca. Allora, per gli eventi... Vabbè, inizialmente hanno fatto quel ride che era... al limite dello scam. Quel ride era... No, era proprio qualcosa di... Oh, t'ho preso! Non ci credo. Era qualcosa di... brutto da vedere, sul serio, cioè illegale. Sì, vai, spariamo. Era veramente orrendo da vedere quel ride. Poi, per fortuna, dopo che l'hanno fissato, devo dire che meraviglioso. È diventato un signor ride. Anche per le ricompense ci hanno riempito tipo di multi Zeta Power da 600, da 100. Tu avrai goduto un botto, immagino, per le gomme. Che... tutte shaftate sull'equip di Kid Buu, eh? Però... Io non ho neanche fatto l'equip di Kid Buu. Spara una cifra. 200. Alza. Di più? Alza. 280. Alza. Ti 380. Dico solo che è più del triplo di ciò che hai detto. Ma come? Ma come è più del triplo? Solo per l'ultimo slot. Solo per l'ultimo slot. Ah, gli ultimi slot sono quelli più infami, effettivamente. Era lo slot rosso, quello... Capito, sì, no? Sì, tipo quello di Sella, che sono difficilissimi da ottenere. Bravo, ultimo slot. Allora anche 700, secondo me. Quasi. Sono arrivato a 902, tipo 900 e qualcosina. Quindi ho svuotato in pratica quasi tutto il reparto delle gomme del ride per fare un equipaggiamento. Sì, purtroppo andrà che così. Fine, che alla fine, oltretutto, non... Cioè, allora, Kid è buono. Io è carino, parlato. Guarda. Sì, è carino, però vabbè, cioè non, io Kid, quanto vuoi che lo uso, Kid Buu? Nel mio Regeneration che non ho, poi. Non sei però... un main Regen come me. Ti ricordi quando entrai in IC che feci il provino per entrare con il Regeneration? Che giocavo Cell giallo. È vero, me lo ricordo. Ragazzi, lo ricordo. Quante cose voi non sapete dei meandri di Telegram, dei tornei nascosti illegali. No, illegali nel senso che non sono... Ma ti ricordi che anche vinto contro... lo youtuber spagnolo di cui non ricordo più il nome, Dark qualcosa? Black, bravo. Me lo ricordo. Che ringraziarci, abbiamo fatto pubblicità gratis. Che hai fatto tipo quella sparring in live che aveva personaggi 2000 stelle, tu stai con Regeneration pezzotto. Me lo ricordo ancora. Tanta roba. Erano quei dei vecchi tempi in cui alla fine Legends, perché ci piace? Perché anche con dei personaggi del cavolo come questi ci si può un po' divertire. Il problema viene fuori, oh porca vacca, quando escono dei personaggi un po' più chiamiamoli personaggi poltrona, no? Sulla quale puoi sederti sugli allori. Io non so qual è il tuo rapporto con Goku Mastered, ma mi sembra davvero semplice il PvP da quando ce l'ho, almeno per me, eh. Allora, guarda, è davvero frustrante giocare contro Goku Mui, lo ammetto. Però alla fine, se ci pensi, cioè, come lo volevi fare Goku Mui? No, io avrei tolto semplicemente il coso, il danno sul counter. Magari, però, quello però, sì, pure un pochino esagerato. È la cosa un po' più, come dire, un po' più cicciotta, che lo rende alla fine unico, ma che lo rende anche frustrante. Però sì, c'è la luce in fondo al tunnel sul gioco statico. Intanto mi hai asfaltato, mannaggia. Ma guarda, alla fine il team era un pochino sbilanciato, secondo me. Era un po' sbilanciato. Sei vabbè, stato troppo premuroso a darmi questa raclan. Facciamocene un'altra intanto. Allora, creiamo lobby. Anzi, no, creiamo team prima. Dai, creiamo un altro team. Facciamo con un altro. Direi che due partite sono sufficienti, anche perché finisce tutto in time. Vero. Va bene. Vai, parti. Che cosa vuoi vedere? Allora, ti do un altro bellissimo tag. Aspetta. E anzi, facciamo una saga, dai. Vai, saga. Cell Saga? Dai, Cell Saga deve essere onesta. Esce Cell, oltretutto. Se ho fortuna con gli equipaggiamenti Z. No, è uscito... Gohan. Oddio, è uscita roba. È uscito un hybrid, praticamente. Allora, io potrei giocare sporco e dirti...
Allora, se ti dicessi droids, perché ho piccolo che ha il danno bonus, però, però qual è il problema? Che se ti dico droids mi aspetto perché 10 è il vestito. No, non c'ho gemelli io. Come non c'hai gemelli? Ho shaftato 20.000 sui gemelli. Ah sì? Eh sì. Ma non, sì. Non hai pullato sul loro ritorno, oltretutto? No, perché erano 600 multi-Z e il banner era pezzotto, quindi... Ho capito. Allora guarda, io ti sparerei una saga anche io e me ne uscirei con Frieza Resurrected Saga. Oddio, interessante. No, mi sa che escono Super Saiyan Blue a manetta, immagino. Eh sì, aspetta. Sperando che non siano troppo sbilanciati. Te lo dico subito. Non lo so. No, penso sia sbilanciato. Guarda, pure per i colori, c'ho doppio blu. No, aspetta. Cambio. Cambio. Allora vado con un Game Original. Dai, Game Original ci sta. Ok. Vediamo cosa c'è fuori. Dio, Game Original... Chi ha come... Dovrebbe, teoricamente ci dovrebbe... Charlotte, se non sbaglio, Game Original. Ma è sempre nelle saghe, perché non lo trovo. Ah, sì, eccolo. È nelle saghe. Anime Original Sagas. molto brutto. C'ho me... Questo potrebbe essere un po' meme, dai, lo provo a utilizzare. Meme ci sta, andiamo. Come piace a noi. Andiamo. Ok, prontissimi. Questo team non mi convince. Andiamo? Adesso lo vedi. Sicuro. Ma come? Perché c'è Bardock e Yurida insieme? Cosa mi sta significando? Vuoi sapere una cosa divertente? Shield non è nemmeno sorbustato. Dai, almeno c'è il verde, così mi counteri piccolo, che in questo match non servirà una ceppa. Va bene. Andiamo con Gohan, equipaggiamento A. Andiamo. E quindi dicevamo che il futuro comunque è roseo, c'è possibilità perché abbiamo un middleware update. Vero. Che... quello ci potrebbe stare, no? Effettivamente... Allora, non so ora precisamente cosa faranno, eh. Magari ci sarà anche il miracolo delle guild, ma quello chissà. Ah, adesso parleremo anche di quello, tanto abbiamo ancora due partite da fare. Parleremo di tutto, alla fine diventa il vecchio Majin Podcast senza Luca. Luca è purtroppo non può essere con noi oggi perché era a lavoro, quindi. E io poi parto per le ferie, quindi. Ci rifaremo, certo, ovviamente, appena rientriamo. Mamma mia, ragazzi, che team! Questo lo gioco in PvP, ragazzi. Guardate i pugni di Gohan, ragazzi. Non ti guarda, ho fatto niente. Almeno ho solbustato Bardock perché ho finito il meme, sennò stavo senza nulla proprio. Almeno il solbusto di Bardock. Ma perché il tuo Bardock non prende danno? Perdonami. Cos'è questa roba? Perché è immortale, è il mio Bardock. È il tuo Bardock, d'accordo. Ora però metto Chilled. Attenzione, Chilled che viene colpito con il pugno sotto al. Ma questo Gohan che ha fatto? Ha smesso di fare danno. Mi ha preso. Paralyze. No, immune. Ma chi si ricordava che il kit. Ma neanche io, zero. Allora, ora sfrutteremo il cover change del mio Gohan Super Saiyan 2. Ragazzi, guardate la defense. Aia. Mamma mia, ragazzi. I danni. No, ci ho provato. Hai resettato il combo compensation. Credevo che volessi fottermi. Vediamo se riusciamo a... Oh! Vabbè. Ti ricordavi del Vanishing? It's over. Certo. Mi ricordo di tutto io. Allora, mi spiace, ma tocca rimettere il muro finale. Ecco, allora, c'è un grosso problema. Per quale motivo io... Ah, perché... Aspetta un attimo, prende meno danno su Super Saiyan Chilled. Sì, però Gohan è Super Saiyan 2. Ah, giusto, hai ragione. Gohan è Super Saiyan 2, quindi se ne sbaglio. Quindi in realtà... Sì. E allora perché non gli faccio danno? Vabbè, anche tu a me non è che... No. Vediamo qui... non male, ho visto di peggio. Effettivamente. Allora, io qui, ragazzi, voglio la cannonata finale. Guardate il Gohan. Attenzione direttamente dal film. Questa è tipo una pistolina, non un cannone questo. Oh,
Oddio, top. Restore del key, va bene. Mamma mia, mi serviva proprio un cover change. Oddio mio. Allora, ce l'hai Gohan in cover? Sì, è pronto, è pronto. Guarda lì. 300k. Olè. Ora switch, giustamente. Bravo. Però, mamma mia, stavolta pugnettozzi. Mi ricordo ancora il tuo timing. No. Tempo. Me lo ricordo il tuo timing. Abbiamo giocato troppe partite assieme io e te. Ma sta lagghicchiando pure a te? No, a me va perfettamente fluido e liscio. Ok. Sicuramente colpa della tua registrazione, del tuo computer turbo. Sono proprio turbo. No! Oh, che mi serve la main! No! Oh! Perso Bardock, il mio amore! Ho perso la main, è finita. Bro, se vinco un Clash è un miracolo. No, non lo vinco mai. Vediamo. Però mi sa che qui, ragazzi, la faccenda si fa proprio un po' complicata. Togliamo il colore di svantaggio, che è un piccolo. Droppiamo. Ok, perfetto. Ragazzi, drop volontarissimo questo, L'ho detto in anticipo. Però mi sa tanto che qua il nostro Bardock. Ma Bardock, guarda come la caria. Ragazzi. Bardock si è alleato con i nemici. No, il droppino a metà combo. E niente, ragazzi, mi sa che questo match si conclude con un'esplosione totale. No. Aspetta un attimo. Fermo un attimo lì. Ok. Allora, la mia carta verde è perfetta. Tu adesso vai indietro, vai long range e poi fai il saltino di solito. Eccoci. Non l'ha fatto! Adesso. Mi sa che è finita, ragazzi. È finita. Il saltino l'hai preso però con un secondo di ritardo. Mannaggia te, dovevi laggare, perché non hai laggato? Va bene, queste partite sono sempre il fiore all'occhiello di Dragon Ball Legends. Dovrebbero inventarle in PvP. Random auto select avrebbe un successo. Vero, ti immagini una stagione di PvP dove entri e sempre team a caso? Ma sarebbe stupendo, mi divertirei un botto. Oltretutto, magari non nella main coda, facciamolo in una coda separata. Vabbè, certo. Però sarebbe divertente, giochi solo roba a caso. Magari pure i personaggi che non hai, ti esce di tutto. Bellissimo, così ti fanno provare anche i personaggi, ti fanno venire voglia di comprarli. Basta, scrivo una lettera a Toshi ora, glielo scrivo. Così la cestina. Va bene, ragazzoli, dai, direi che questa era la nostra seconda partita, mi sono divertito sempre tantissimo. Ci spostiamo, facciamo qualche altra partita, facciamo sapere ai ragazzi che esiste ancora il canale di Dano, che porta Legends, non è più il main, perché comunque è un file gaming, ma c'è, esiste ancora! Ci sta, il nostro Danilozzo ancora gioca a Legend, è vivo, tranquilli, infatti... Non sono morto! A proposito, ma Machine Vegeta, lo stai amando? Ho visto anche il video, visto il tuo showcase da un'ora, quello da tutti i team. 40 minuti. Madonna, sì. Che figata che hanno fatto! È bellissimo. Però gli manca il team, però, ancora. L'ho provato nel Vegeta Clan. Guarda, nel team lo puoi mettere un po' ovunque, diciamo, lo devi gestire tu. Cioè, lo metti lì, esatto. Leader, fai come ti pare. Qual è il problema? È il main spot blu, secondo me. Bravo. Se lo frega Ultra Gogeta nel Saiyan, quindi diciamo che lo giochi un po' più. Bravo. Capito? Esatto, non c'ha tutto quello spazio, però è forte, è un bel personaggino. Sì, infatti continuerò a usarlo adesso a cuor leggero. Posso permettermi di giocare Vegeta senza essere deriso dal mondo. E immagino anche la nostalgia dei vecchi tempi. Certo, absolutely. Alla fine sono nato con quello e continuerò ad amarlo. Allora, ragazzuoli, io direi che le nostre partite le abbiamo fatte, ora ci spostiamo sul canale di Danilo, che vi ricordo che è Fair Gaming, poi vabbè ve lo metto sotto nei commenti e bla bla bla. Ragazzuoli, io vi saluto, grazie per aver visto il video e un bacione. Ciao ciao!